Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e iniziamo questa nuova missione. Fabbrica abbandonata, Londra, Regno Unito, campagna solitaria. Andiamo col briefing. Il soggetto Reza Nuri è un noto trafficante d'armi, nonché un broker di personale militare, al soldo dei gruppi non governativi che possono permettersi le sue tariffe. Ci siamo rivolti a lui in passato, per garantire la segretezza di alcuni rapporti. Ha sempre mantenuto una cauta neutralità politica e mostrato disponibilità a trattare con tutte le fazioni. Le intercettazioni del suo voice-over IP indicano che tratta da 2 anni con gli ingegneri. Tutto questo è confermato dalle transazioni sui suoi conti offshore, che crediamo legate agli ingegneri. A questo punto è da ritenersi compromesso interamente dalla parte degli ingegneri. L'ha ucciso Vista. Ok, andiamo col briefing. Dopo aver ascoltato le Ecco l'aggiornamento su Vic Cos. Grazie. Con queste beghe governative non troveremo Sadiq. Se sbirciassi nell'MI5... Provocheresti un incidente internazionale e marciresti a Belmarsh per sempre. Solo se mi scoprono. Potete aggiornarmi? Stiamo tracciando i numeri di passaporto ottenuti da Nuri. Analisi di rete, le mappe di attività, i bonifici bancari. Analisi di serie B. Che cosa avete trovato? Nulla. Solo la prova che non dovrei sprecare il mio tempo a macinare routine di recupero dati. Porca troia. Gli ingegneri sono a Londra. Analisi di serie B? Ben fatto, Grim. Sono tutti quanti collegati a Sadiq. E tra di loro? È una cellula dormiente. Era. Ora è attiva. Quindi che si fa? Che domanda. Si va in missione e vai. Abbiamo solo una scelta. Entrare nell'MI5 e vedere che sanno. Piantala, Charlie. Non possiamo rischiare. Sadiq è un ex agente inglese. Forse ha ancora amici nei servizi. Un allarme e fuggirà prima del nostro arrivo. Sembra che siano rintanati in una vecchia fabbrica. Proprio sull'acqua. Postazioni multiple per cecchini. Studierò un piano. Charlie, aiutala. Briggs. Eccomi. Siamo in missione. Voglio che tu stia di guardia. Va bene. Gli stretti passaggi di un edificio simile indicano che dovrai esplorare. Praticamente qua usa ho già il tiro rotore e potresti evitarti qualche imboscata. Configurazione. Diamo solo velocemente un'occhiata che ci sia tutto. Trirotore. Misure d'attacco. Vabbè, l'autodistruzione letale forse è meglio di no. Le granate ci sono, quello ci sono. Ok, la mia amata balestra con i dardi è a posto. Direi che si può andare con la missione. Bene, ora cercherò di farla praticamente tutta stealth, senza uccidere praticamente nessuno. Infatti metterò setterò il non letale appena entrerò nel vivo del game. Quindi, fabbrica abbandonata a Londra, Regno Unito, infiltrati in una cellula di ingegneri per scoprire la prossima mossa di Sadiq. Allora, tieni altre 19 azioni in corpo a corpo non letali. Ok. Ecco qua. Tu mi farai una bella fine. Ok, quello non sono io. Speriamo che non me lo ben fa. Ben fatto, Briggs. Di nuovo. Roger, vado in posizione, bravo. Roger. Oh, guardate che lampo. Allora, lì c'è già un bel cagnolino, lì c'è un cecchino. Allora, prima di tutto mettiamo il non letale. Cazzo, così, se no. Allora. Ah, guarda che mi ha già sentito questo cane. Mi avvicino alla fabbrica. Gli agenti che hanno usato i passaporti rubati sono lì dentro. Controllo il cecchino lì. Sam, rilevo molta attività a terra. Passare dal tetto è l'opzione migliore. Ricevuto. Adesso vedere il cane, cazzo.
Vai, cane. Merda, merda. Allora. Vediamo se riesco a... Che cazzo sono? Buonanotte, cagnolino. Fai la nanna, piccolino. Ok, adesso dice quel cecchino di merda. Dai, cambia posizione, stronzo, così posso andare fuori dalle palle. Si mette proprio in mezzo, dai. Devi avere pazienza. Ok, sta prendendo posizione, via 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 via. Ah, guarda lo stronzo che posizione sta prendendo, quella di là. Perfetto, perfetto. Era proprio la posizione che speravo che lui prendeva. Sniper one here, everything looks normal. Se vuoi. Oh. Eccolo lì, bastardo. Addio. Buonanotte. Qua succede tutto alla perfezione. Grim, sto salendo sul muro della fabbrica. Briggs, mi stai coprendo? Affermativo, sono in posizione Bravo. Bravo, Briggs. Vedo un veicolo in uscita. Pare stiano trasportando un carico. Ricevuto. Sam, a ore 12. Oh, merda. Tutto bene, Sam? Falco. Grazie. Oh, oh, oh. Ta-dam. Rasa del disquellello. Ho trovato delle vecchie planimetrie. Un tempo era una macina, quindi c'è un montacarichi sul lato nord. Entra nella fabbrica e passa dalla tromba dell'ascensore. Guarda com'è trombo questo adesso. Ciao bello, addio. Shbam! Bene, bene, bene. Ecco là, adesso là c'è un altro personaggio ignaro della mia presenza. Attaccate! Facciamo fare tutto. Buonanotte, amico. Indaga sulla cellula degli ingegneri. Ok, 80 metri l'obiettivo. Lì c'è un cecchino. Vediamo se riusciamo a... Ecco lì. Si avvicina una guardia. Vediamo se riesco. Ragazzi, vi chiedo scusa se sto veramente rallentando con il gameplay, ma vi giuro che ultimamente non ci sto più dentro, veramente. Ok, cerchiamo di riprendere il ritmo anche con i gameplay di vario genere. Questo stronzo, ecco, sta arrivando. Dai, bambino, vai dietro la colonna, vai dietro la colonna. Ancora un po'. Ok, buonanotte. Bravissimo. Ora dovevo fare attenzione ai cecchini. Uno l'ho visto, è lì. Non so se riesco a marcarlo. No, non riesco a marcarlo. Avviciniamoci un po'. Dai, marcare sto cose. Ok, uno l'ho marcato. Oh, ne ho visto un altro lì a sinistra. Ovviamente, eccolo lì, e due. Piano piano. Devo avere un po' di pazienza perché questa missione. Ok, sta cambiando posizione. Quindi mi cambio anch'io la posizione veloce. Corre, 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 corre. Voilà. Okay. Ah, ce ne sono due. Perfetto, non ne vedo altri. Azzano, ho visto uno. Il cavallo è quello lì, bastardo. Vedete? Uno, due e tre. Perfetto. Vediamo che non ce ne sono altri, che abbiamo posizione veloce. Sta cambiando posizione, quindi la cambio anch'io. Ho
di bastardo. Quindi facciamo un bello scherzo col tritatore. Sta avvicinando anche quell'altro, piano piano. Oddio. Forse non l'hanno visto. Ho fatto sgamare come un cretino. No, sembra che non abbiano suonato allarme. Ah, guardate lì il bastardo. Sgamare dei poveri cretini. Ok, adesso questo lo nascondo qua dietro così non vedono. Perfetto. Keep up out. Ok, praticamente adesso dov'è? Ah. Sam, non mi piace. Abbiamo identificato gli uomini di Nuri e non sono soldati. Vuoi darmi altri dettagli? Si parla di specialisti, ingegneri chimici, cecchini, agenti tecnici. Si direbbe una squadra di All-Star. Aggiungi pure dei piloti professionisti. L'IMS ha tenuto d'occhio il veicolo da quando ha lasciato la fabbrica. Si è fatto ogni galleria della città, ci ha già ingannati prima. L'abbiamo perso. Il carico deve essere correlato al prossimo attacco. Ricevuto. Esamina la fabbrica, andate sulla cella del cuginiere, ok. Guarda, vedi quanto prima. Voilà. Una situazione veramente fatta così. Ok, allora facciamo una cosa, vediamo di passare da un'altra parte, tipo se noi andiamo di qua, tipo vediamo un po' qua com'è. No, quanto prezioso. Come cosa c'era dentro. Aspettate un attimo. No,
Merda. Cazzo, non ce ne... Allora, ragazzi, c'ho un problema. Non ho equipaggiato. No, porca puttana, non me lo fa più fare. Cazzo, non ho equipaggiato le videocamere adesive. Ma cazzo strano, perché non l'ho toccato. Miseria. Sono senza. È privo di sensi. Abbiamo dei cadaveri. Dividetevi e cercate. Merda. What the fuck? Sto cercando di non farmi sgamare, ragazzi, ma qua la situazione mi è un po' sfuggita. Oh no, c'è il coso cercatore, porca puttana. Oh shit! Non capisco perché metta in inglese. Abbiamo dei caduti, trova! C'è quel cazzo di robottino lì, cercatore. Beh, non ce ne può fregare la minchia di quel coso. Ok, passiamo di qua, vediamo se riesco a uscire di qui. Ho trovato qualcosa. Ok, va bene, questo non ci voleva, porca troia. Non pensavo che mi vedeva sto stronzo. Vabbè dai, allarmi non ne sono scoppiati. Disturbo dovrei averlo. Ok, mi dispiace, volevo farla più stealth, però... Continua a scendere, Sam. Sembra che stiano ripulendo tutto. Non abbiamo più tempo. Oh, ok. Aspettate un attimo che adesso voglio capire perché... Ah, ma vaffanculo, perché non me l'hai messa le videocamere, pezzo di merda? Carica flash...
passivo acustico, ok. Microcamera. Aderisce la superficie ideale per... Ok, sì, però... Ok, non capisco perché cazzo non c'era prima. Vabbè, chi se ne frega. Andiamo avanti. Altro veicolo in partenza. Lo vedo. Cerca di non perderlo, Charlie. Oh, Yuma, è una novità. Fai quello che vuoi. Vado alla piazza di Maria. Come on now. Come on now. Yes, 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 yes. Oh, guardate un po' lì chi c'è, Mr. Free Man. Cazzo c'è? Visto qualcosa? Sì, ta sorella. Oh, oh, quello è più potente. Silenzio. Dove cazzo sei finito? Sarà niente. Ok ragazzi, vedete quel bidone lì tutto vestito mega corazzato che sta arrivando verso di noi? Meglio che lo prendiamo molto molto velocemente perché rischiamo di farcela caga sotto. No, merda, ho sbagliato. Cazzo. Gli ho rubato l'arma, merda. Non voglio il mio fucile. Ecco, vado. Ok, adesso. Oh, guardate lì che c'è. Prima di girare, restare lì. Ok, sei girato, ma tanto. Vediamo un po' come... Nothing on the roof. As you're on the roof. Buonanotte amico mio, voilà. Bene. Oh. Allora, letta acquisito. Flash acquisita. Manca solo di catturare il bimbo. E poi abbiamo anche gli obiettivi
secondarie, diciamo. Oh, che cazzo c'è qua dentro? Aspettate, che gli diamo un'occhiatina di non fare qualche stronzata. Sembrerebbe tutto in ordine, io credo. Cartine. Vabbè, è vuoto. Allora, entriamo. Grim, sono nell'ufficio centrale. Qualcuno se n'è andato di fretta. Abbiamo i dossier dell'Iran. Sembra la forza Quds. Spiegherebbe perché tenevano d'occhio Nuri. Li scansiono. Le prove indicano che dietro la blacklist c'è l'Iran. Inoltrali immediatamente alla Coldwell. Merda. Grim, da un'occhiata qui. Stanno valutando le aree d'effetto per un attacco. Cos'è? Nucleare? Radioattiva? Non saprei. Ti invio una bolla di spedizione. Questo è l'ultimo? Sì, abbiamo finito. Bene, raduna tutti, stacchiamo la spina. Sembra che l'ultimo carico sia in partenza. Riposiziona Briggs, fagli disabilitare il veicolo. Negativo, è un'occasione per scoprire la destinazione. Voglio piazzare un tracciante sul carico. Hanno tute protettive, è molto pericoloso. Mi è capitato di peggio. Se ti fai scoprire da una guardia, è la fine. Hai dimenticato con chi stai parlando? Ok, devo piazzare il tracciatore. Allora, non farti scoprire, lascia stare i nemici. Oh, che palle. Allora, lì c'è un frinocchio, lì c'è... Oh, lì c'è un tubo, perfetto. Il tubo mi serve. Vabbè, arrampicarmi. Devo andare lì, devo entrare nel camion. Oh, lì c'è un cazzo di drone. Okay, passiamo di qua, magari non mi vedono. Salve, buongiorno. Sono Sam Fisher, sono venuto a sabotare il vostro cazzo di coso. Vediamo se riesco. Oh, non mi hanno visto, cazzo. Sam, aspetta. La bolla di spedizione. Componenti per un'arma chimica. Una variante del gas nervino. Come lo sai? Perché c'è una bomba in quest'unità di contenimento. Ora la apro. Sei in un'unità di contenimento, è perché temono l'esposizione passiva. Perché funzioni, non devono trovare il tracciante, è l'unica possibilità. Anche pochi microgrammi di VX sono letali. Ok, merda. Immagino che il nostro Sam abbia respirato quella merda. Tutto bene. Tracciante piazzato. Ora me ne vado. Un secondo. Cosa? Sto intercettando le chiamate che passano da ripetitori vicino alla fabbrica. Sono disturbate, ma... Portalo a ovest. Effettua lo scambio sotto il ponte. E poi vattene. Il riconoscimento vocale dà un risultato parziale. Forse Sadiq si trova nella struttura. Invia la posizione sul mio offset. Io penso al resto. Va bene. Sam, non sei al sicuro finché quel furgone non parte. Farò in silenzio. Più che fatto il segnalatore, dovremmo adesso levarci dalle palle. Comunque, come avete visto, dobbiamo lasciare la piattaforma senza farci scoprire e senza neanche stordire, uccidere nessuno. È un po' la situazione del cazzo. Per quelli che ci sono, questi bastardelli. Per poco mi facevo sgamare come un povero pollo. Io passo. Sì, non ti girare.
Ok. Abbiamo fatta a uscire da qui. Sam, armi libere. Se Sadiq è qui, è nel cuore dell'operazione. È lì che stai andando. Sam, Grim, il furgone sta uscendo. Tracciante online. Possiamo seguirlo fino in fondo all'oceano, se c'è. Serve. Non è necessario che tu finisca in fine. Ho catturato il nostro bambino. Oh oh. Ragazzi, non so se avete visto anche voi, ma il nostro Sam comincia a avere dei problemi. Cazzo, ragazzi, sta morendo Sam. No, no, no. Un po' a pezzo di merda. Ok. Allora. Sto cominciando ad avere le vista offuscata, ragazzi. No one who saw Sadiq operate there would ever dream of crossing him. And he just let your friend walk? He did. He knew he would never talk. Not with knowing what Sadiq would do to him if he did. Grazie, ragazzi. Non so voi, ma la vedo molto male qui. Oh oh. Brutte notizie, Sam. C'è una stazione di decontaminazione che ti blocca il passaggio. Non stai troppo bene, amico. Fai un fischio e io entro in gioco. Negativo. Mi servi per coprire l'uscita. Non sono io la priorità, è Sadiq. Buonanotte, cagnone.
ragazzi, il mio amico Sam sta praticamente avendo una brutta giornata. Non so a voi, ma... Ipertensione, tachipnea, tachicardia. Sam, sono i sintomi di esposizione al gas nervino. Sto bene. Ok ragazzi, questa missione è veramente lunghissima. Io la... Cazzo ragazzi, non vedo più niente. No, non riesco più a muovermi. Forza! Coraggio! L'ossigeno nel sangue è in calo, ti serve un medico, Sam. Solo... Non risponde, io vado dentro. Cazzo. No, devo vedere. Negativo, mi serve supporto. Merda. Mi hanno catturato, merda. Ma che bella accoglienza. Dato un ordine? Ho pensato... Pensare ti fa male. Nuri ti ha portato qui, vero? Quindi hai ancora amici nei servizi? Complimenti. Rispondi alla domanda. Arrenditi. E forse ti lascio vivere. Dimmi, qual è la tua storia? Americano, questo è ovvio. Oh, ma questo che cos'è? Un karambit. Ci siamo addestrati all'estero. Forze speciali. Ma i miei amici non ne sanno niente. Sei un mistero. Chi sei? Sono l'uomo che ti ucciderà. Perché? Perché sono al di sopra della legge? Perché uccido deliberatamente? Ma allora non sono tanto diverso da te. Tu uccidi persone innocenti. Perché il tuo presidente invia uomini come te in paesi dove non ne avrebbe alcun diritto? Fanculo! Dov'è la tua squadra? È un Makarov. Ti resta solo un colpo, ti conviene usarlo bene.
Tu dici? Uno, basta e avanza. Ammazzalo, Briggs. Negativo, Sam. Sparagli! Forza! Briggs, devi fare qualcosa. Sam sta morendo. Ti sbagliavi. Dirla, cazzo. Era pure disarmato, dai, cazzo. Vai, prendi Sadik. È un ordine! Non basterà certo un po' di atropina per tenere in vita Sam. Sul tetto, ora! Tutto bene, Sam? Andiamocene da qui. Oh merda. Che ragazzi, devo abbandonare un po' la situazione stealth. Qua la situazione è veramente una merda. Avranno visori termici. Sono veramente troppi. Scusami. Io attiro il fuoco. Tu prendili dai lati e falli fuori. Merda, sono veloci. Ah, fanculo. E dai! Cavolo. Ah, che palle. Perfetto. Adesso dobbiamo andare su. Libero. Buono. Stai bene, Sam? Sam! Ah no! Cazzo! Dai Briggs, muovi il culo! Sei tu che sei un lento, cazzo. Non ti fermare, Sam. Libero. Via libera. Grim, segnale piazzato. Arriva l'elicottero. Ecco il coltello. Sam.
avevamo, Sadik. Cosa dovevo fare? Dovevi finire il lavoro, Briggs. Non c'è nulla di più importante. Non io, non tu. Nulla. Lasciami! Hai chiuso, Briggs. Ma come sei? Hai salvato il culo. Ok, missione completata, adesso vediamo i risultati, fantasma, vabbè, ok, ci sarà, perfetto, tracciante piazzato, ok. Combattimenti furtivi. Sì, beh, diciamo che la parte fantasma era abbastanza buona, pantera, mi sembra che non l'ho fatto forse. Sì, ci sono forse qualche uccisione, niente. Assalto, abbattimento. Ok, sì, beh, ho dovuto uccidere qualcuno verso la fine della missione, quindi. Però diciamo che il mio approccio è maggiormente orientato su stealth, quindi diciamo che è buono, no? Poi bonus tempo, ok, 48 minuti su 65, quindi diciamo che dai, rientro nel tempo, eh? Quasi 49 minuti. Ok, direi che è tutto a posto. Ok, vedete che sono più orientato al fantasma. Ok. Fondi trasferiti. Grazie, inviami solo i numeri. Come siamo messi? Non sei fuori pericolo, ma le condizioni sono stabili. Non io, Sadik. Andato. Ma il tracciante è attivo e ora abbiamo una pista. Sam, no, devi riposare. Ho bisogno di analizzare bene tutti i dati sull'Iran. La Coldwell li ha resi di pubblico dominio. Il paese grida vendetta. Quindi perché siamo qui? Perché Grimm non crede sia stato l'Iran. Tu non dovresti essere a calibrare i sistemi? Cosa? Ogni volta che gli ingegneri lasciano dei dati, serve solo a depistarci. Saranno spaventati. Il nostro arrivo li ha colti di sorpresa. Non possiamo rischiare di scatenare una guerra sbagliata. Hai ragione. Non c'è margine di errore. Quindi c'è del lavoro per noi. Ok, ragazzi, la missione è completata. Quindi speriamo di... più o meno sto cercando di farlo uscire una volta alla settimana, ma vediamo se riesco magari a farlo uscire, a fare due missioni a settimana, anche perché sono fermo con tutti gli altri gameplay. E quindi niente, ragazzi, vi aspetto ai prossimi. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA.